There's no place I'd rather be. E a tutti ragazzi, 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 oggi ragazzi siamo qui tornati con un video molto ma molto particolare. Oggi ragazzi sono qui per farvi vedere le 5 maschere più brutte che io abbia mai trovato su Amazon. Questo ragazzi è un video che mi avete richiesto voi perché qualche giorno fa ho messo un Instagram Stories appunto dove facevo vedere alcune di queste maschere. Tipo raga, mentre le vedevo giuro che stavo piangendo dalle risate. Raga, vi prego, guardate quanto caspita. Sto piangendo da ridere. Mi prego. È bruttissimo. Raga, l'ho trovato ancora più brutto. Ma quanto è sto. Addio raga, è bruttissimo, mi prego. È la cosa più brutta del mondo. Cioè raga, sto piangendo. Sto piangendo della lacrima, tipo dalle risate. Raga, è troppo brutto. Non so che sia il più brutto. Adesso registro la reaction. Monte, abbia un'altra cosa. Vediamo. Ma che orribile, mi prego. Quindi ragazzi, oggi siamo qui per vedere le 5 maschere più brutte che si possono trovare su Amazon. Vi lascerò anche i link qui sotto nella descrizione se qualcuno le volesse acquistare. Intanto vi dico che per fare questo video ragazzi non mi ha pagato assolutamente nessuno, perché io, a parte che non sponsorizzerei mai, e dico mai, delle maschere così brutte. Per questo video ragazzi mi raccomando, raggiungiamo almeno i 25.000 like se volete un altro video dove vediamo altri oggetti strani che potreste trovare in giro per Amazon. E niente, vi lascio alle notifiche, e niente, vi lascio al video, e nulla, vi mando un bacione e buon divertimento e buona visione. Ok, la prima maschera che andremo a vedere è questa. Allora, questa ragazzi è la maschera più brutta che io abbia mai visto. Si chiama Ciao 26983. Non so cosa significhi questo Ciao 26983, però va bene. È una maschera in del gufo, cioè proprio gufo, un gufo ragazzi acciaccato in lattice grigio, anche se io tanto grigio non ce lo vedo. Comunque cioè, è la cosa più brutta del mondo. C'è una recensione soltanto di 4 stelle che dice: è veramente grande rispetto a quello del gorilla, che è perfetta, comunque buona e merita tranquillamente le 4 stelle. Raga, ma è orribile, è bruttissima, è fatta stramale. C'è quell'occhio raga che uno guarda a destra e l'altro guarda a destra. Passiamo alla seconda maschera di oggi. Questa è la cosa più brutta che io avevo visto. Cioè raga, c'è questo lupo, che poi lupo non si può definire. È veramente brutto. Cioè raga, è fatto malissimo. C'ha un occhio pure, questo guarda a destra, l'altro però guarda a sinistra. È bruttissimo. Per questa raga ci sono 6 recensioni totali, di cui 4 sono 5 stelle e 2 4 stelle. Recensioni: molto bella, la maschera è molto bella, finita bene, curata nei particolari. Ma che cazzo, ma dove, quali particolari raga? La maschera è ottima, come per le mie aspettative. L'unica cosa che sento di gomma più di tanto non si può tenere perché puzza. Raga, ma veramente queste persone hanno comprato questa maschera così brutta? Terza maschera di oggi. Questa ragazzi questa ragazzi è una maschera orribile. È fatto malissimo. Allora, il nome è Ciao 79837, che vabbè. Maschera gatto in lattice bianco nero. Questo gatto non è che è un gatto a randagio, questo raga è un gatto morto. Cioè guardate, ma guarda il pelo come è fatto stramare, raga, gli occhi. Vabbè, a parte ormai raga, gli occhi che uno guarda a destra e uno guarda a sinistra. Ma poi sotto per vedere, tipo, sembra che c'ha due borse, che vabbè. Poi raga, i baffi che non lo so, cioè sembrano de ferro, non lo so, è un po' brutta. Due recensioni, una 5 stelle e una 3 stelle. La maschera è bellissima, particolare, fatta bene. Raga, ma sta gente è cieca. Il pelo è morbido e soffice, i buchi sono perfetti. Eh no, non serve avere una testa con capelli afro per poterla vedere. Allego una foto mentre la indosso e far capire calza. Ma cosa? Ma è bruttissima. Ma è poraccia. Ma chi è che se l'ha messa? Che poi raga, una che si è messa una felpa con sopra scritto felpa. Beh, molto normale non è. Però l'abbiamo mandata indietro perché è veramente bruttissima. Queste maschere costano tutte tipo 20 euro. Ma chi è che va a spendere 20 euro per sta cagata? Quarta maschera.
che l'animale lattice è scoiattolo. Adesso voi mi dite dove caspita è lo scoiattolo. Io ci vedo un cerbiatto, non lo so, nato male, cioè, non lo so, raga, è orribile anche qua, cioè, sono tutte brutte, ma sono una più brutta dell'altra. Ci sono 4 recensioni di cui, ma scusa, io sto vedendo la maschera di un cerbiatto, cioè non cerbiatto, uno scoiattolo, e questi mi parlano della maschera della scimmia. Oh madre, ma è orribile sta maschera. Oh madonna. Ora raga, voglio farvi un piccolo regalo. Vi farò vedere altre 2 maschere, di cui una è questa, che ditemi se non è la cosa più inquietante che voi abbiate mai visto. Cioè raga, ma che cosa? Testa dell'animale, cuffio full, lattice, maschera, gatto nero, costume Halloween, festa di Natale. Vabbè, a parte costume Halloween, festa di Natale, raga, un po' top top. Ma poi 0 recensioni, ma ci credo raga, ma almeno qualcuno ha capito che non deve spendere 13 euro inutilmente per sto schifo. Per sto schifo. Ultima maschera del giorno. Credo che questa sia veramente quella che mette più ansia di tutte. La maschera Creepy Party Deluxe, novità Halloween, costume party, latex, testa di animale, maschera vacca. 10,99 euro per questa maschera, raga. Porca miseria, te sbuca uno alla finestra con quella faccia. Non è che salti, non muori sul colpo. Consegna puntuale appena aperto l'imballo, fuoriuscito un odore abbastanza forte, proprio di concime. Ho acquistato più di queste maschere, oh madonna. Molto ben fatte. Raga, ma perché tutti dicono molto ben fatte? Cioè, dalle immagini sembrano tipo fatte stramale, bruttissime. Poi tutti quanti dicono maschere ben fatte. Ma fan cagare, ma fan veramente schifo, fanno veramente schifo. In più volevo anche informarvi che mi sono ordinata una maschera. Mi sono ordinata questa maschera qui, che è l'alpaca. Quindi molto presto vedrete sul canale una Sivi con questa maschera. Quindi se un giorno di questi avvio tipo un video con questa maschera, non spaventatevi, perché cioè raga, è Gino questo. Eccolo raga il vero Gino. Eccolo dov'è il vero Gino. Altro che... Cioè, eccolo proprio il vero e proprio Gino, raga. Veramente non ho parole, non ho parole, raga. Queste maschere sono veramente brutte. Io non credo che veramente qualcuno le abbia acquistate. Cioè, forse lo stesso venditore ha messo queste maschere e poi ci ha messo pure la recensione sua. Cioè, raga, se no non si spiega chi caspita è che ha comprato delle maschere così brutte. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete sentito che ho parlato un pochino piano, perché sono tipo l'una di notte e io mi metto a registrare i video a luna. E niente, almeno in un video raga non ho urlato come faccio sempre, ma ho parlato come una persona normale. Mi raccomando, lasciate like a questo video se vi sono piaciute le maschere che vi ho fatto vedere. Commentate qui sotto dicendomi qual è la più brutta, perché raga, la più brutta secondo me o è il lupo o è il gufo, perché sono orribili. Mi raccomando, stalkeratemi anche su tutti quanti i social network, trovi il link qui sotto nella descrizione. Se non siete iscritti belli. E niente ragazzi, non c'è problema, ciao, 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 ciao.